assolutamente, ad oggi assolutamente non esiste e non c'è. E per quello che riguarda le cose che invece ho sentito, o meglio che non ho sentito, sono queste, vorrei dirla con chiarezza. C'è un punto di fondo: la ricchezza di un paese la producono le lavoratrici e i lavoratori, la producono le persone che lavorano. Questo tema non c'è, non l'ho sentito con chiarezza né dalla Presidente del Consiglio né dal Presidente di Confindustria, perché questo presuppone un punto, vuol dire che questa ricchezza va redistribuita a chi la realizza e non possiamo far finta, cosa che non è stata affrontata se non dal Presidente di Confindustria, che ha riconosciuto che ci sono tantissimi giovani nel nostro Paese che se ne vanno e che noi perdiamo competenze. Perché succede tutto questo? Perché i livelli di precarietà che ci sono nel nostro Paese non ce li ha nessun altro e i livelli salariali nel nostro Paese sono bassissimi. E quando si parla di questo significa cambiare radicalmente. In questo senso dal Presidente del Consiglio non ho sentito dire una parola, né sulla salute e la sicurezza, né sulla precarietà, né su come si aumentano strutturalmente i salari. A lei vorrei ricordare che lei è controparte, ha detto che intende aprire il rinnovo del contratto per il pubblico impiego. Se le offerte che continua a fare sono il 5%, con un'inflazione che alle spalle abbiamo tre anni con il 17%, di contratti così non se ne fanno, perché il sindacato non può firmare la riduzione programmata del potere d'acquisto, deve porsi il problema di aumentare il potere d'acquisto dei salari. Secondo passaggio che credo sia assolutamente importante, che non ho sentito parlare, si dice che ci sono poche risorse e viene indicata la necessità al limite di intervenire sulla spesa pubblica. Siccome questo ragionamento io l'ho sentito fare tante volte, vorrei anche qui essere chiaro, se intervenire sulla spesa pubblica significa tagliare ulteriormente la sanità, l'istruzione, la scuola, gli ospedali, sia chiaro che noi non siamo d'accordo. E qui non si è detto nulla su un altro tema che si chiama evasione fiscale, che si chiama aumento dei profitti e degli extra profitti che ci sono stati e la necessità di fare politiche industriali molto serie. Poi noto un'altra contraddizione, perché la Presidente del Consiglio che viene qui e che ci spiega che dobbiamo tutti insieme cambiare le politiche europee e poi rivendica che il nostro Paese tra le riforme deve avere l'autonomia differenziata, o pensa che siamo tutti coglioni oppure ci sta raccontando delle balle, perché o la dimensione è europea o la dimensione è regionale, non è che le due cose stanno assieme, perché avere una politica energetica europea vuol dire che non che ogni regione fa quello che gli pare, avere una politica industriale europea vuol dire che non c'è che ogni regione decide che cosa fare. Quindi da questo punto di vista mi sembra che ci siano delle contraddizioni molto forti e siccome noi non abbiamo intenzione di essere la parte che ascolta quello che discute il governo con Confindustria, perché nei vari tavoli, nei vari incontri che ci sono stati, il sindacato ad oggi non è stato coinvolto, non c'è. Quindi se pensano di fare le riforme senza il coinvolgimento dei lavoratori, io gli dico auguri. Se pensano di risolvere i problemi, gli faccio i miei auguri e noi non siamo disponibili a fare da spettatori in una discussione in cui vengono esclusi proprio quelli che quella ricchezza la producono, che sono anche quelli, insisto, che pagano anche le tasse in questo paese. Perché gli unici che pagano le tasse in questo paese fino in fondo attraverso l'IRPEF sono proprio i lavoratori dipendenti e i pensionati. E noi di fare il bancomat per qualcun altro ci siamo stancati. Della convocazione del 25 cosa pensate? Ah, che andremo ad ascoltare, è arrivata, andremo a sentire qual è il piano che viene proposto, visto che il piano che viene presentato all'Europa, che dovrebbe indicare da quello che abbiamo letto quali sono le riforme che questo paese vuole fare nei 7 anni che abbiamo davanti, quello che noi rivendicheremo è quelle che si aprono dei veri e propri tavoli di trattativa, perché se pensano che quell'incontro lì è sufficiente perché ci informano e poi vanno avanti come ritengono più opportuno e presentarla all'Europa, non è quello che serve. Verificheremo concretamente, perché quando parlo di riforme io penso a una riforma fiscale seria che non c'è, penso a politiche industriali serie che oggi non ci sono, con un intervento e una presenza pubblica. Qui non c'è solo il problema di dire smetto i bonus, qui bisogna smettere di dare i soldi alle imprese e poi lo Stato non svolge alcun ruolo, non entra neanche all'interno delle imprese. E in più, siccome continuano a sbandierare risultati molto positivi, vorrei però le due cose insieme non ci stanno, perché nella relazione del Presidente Orsini riconosce tra le altre cose che siamo al 18° mese in cui cala il PIL nel nostro paese e dall'altra parte quando si continua a dire cresce l'occupazione stanno calando le ore lavorate,
come fanno a stare insieme le due cose? Che c'è più gente che lavora ma lavorano meno ore? La verità è che stanno aumentando le forme di lavoro precari. In Italia abbiamo 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori part-time, abbiamo 3 milioni di contratti a termine, abbiamo 1 milione di lavoro a chiamata, abbiamo 1 milione di lavoro somministrato, e anche l'aumento del lavoro autonomo che qui è stato indicato, molto spesso stiamo pensando ad imprese che assumono lavoratori con partite IVA perché gli costa meno che assumere lavoratori dipendenti, perché quelli hanno meno diritti e meno tutele. Quindi dal nostro punto di vista è evidente che la realtà che oggi è stata qui raccontata e descritta non corrisponde a quelle che le persone normali vivono e ai problemi concreti.